Ciao amici, seconda volta che giro questo video. Lo so che mi vedete in una posizione un po' più strana dal solito, ma oggi vi voglio fare un video tema natalizio che non ho mai fatto, ovvero come faccio io i pacchetti regalo. Io non sono una esperta di pacchetti regalo, quindi vi condivido semplicemente quello che faccio io per darvi qualche consiglio che può esservi utile o semplicemente per tenervi compagnia. Sapete che questo canale è un canale dove condivido la mia vita, condivido quello che faccio per scambiarci delle opinioni, per scambiarci il nostro quotidiano, e quindi ogni consiglio è ben accetto. Quindi sono cose molto semplici, sono quelle che farò io per i miei regali di Natale appena li comprerò, perché per non spoilerare i regali ho preso delle cose che ho trovato in casa e io devo ancora fare i miei regali, e in questi giorni infatti mi devo muovere, ho anche una cena di Natale da organizzare. Quindi nulla, vi metto qua sul pavimento di casa mia e vi faccio vedere insieme i tre tipi di pacchetti che io faccio e che preferisco: veloci, semplici, d'effetto. Vicino, partiamo subito con il primo tipo di pacchetto. Questo è il più semplice ed è quello che vi consiglio, con oggetti particolari di una forma particolare, come può essere una boccetta di profumo, ed è il tipico sacchetto. Allora, in realtà potete benissimo... Dove siete? Eccoci. In realtà potete benissimo utilizzare anche un sacchetto, mettere dentro il vostro oggetto e chiuderlo come una caramella, ma io preferisco i sacchetti. Preferisco i sacchetti perché se ne trovano di... qui c'è un capello, di molto carini ora come ora, e... arrivata la moda del sacchetto natalizio, perché spesso non si ha tempo, comunque spesso i regali hanno delle forme particolari e quindi anche farci un pacchetto inizia a diventare complicato. E anche nei negozi, se una volta ti facevano sempre i pacchetti, adesso non hanno mai tempo neanche per farti il pacchetto. Quindi ecco qua il mio sacchetto, ne trovate tantissimi di ogni tipo, io l'ho scelto verde con gli alberelli dorati, in realtà mia mamma. Comunque questi sono comodissimi perché voi inserite semplicemente il vostro oggetto. I consigli che vi posso dare per renderli più carini sono: a parte che per chiuderlo potete utilizzare due modi. Un metodo è spillare il sacchetto, il secondo metodo è andare a inserire un laccio dall'altra parte. E viceversa. E tirare. In questo modo il vostro sacchetto si chiuderà con una chiusura un pochino più particolare. Potete mettere lo scotch ai lati, io preferisco pinzarlo, o preferisco chiuderlo magari con un fiocco. E la cosa che vi consiglio del fiocco è utilizzare un fiocco che riprenda i colori del vostro regalo. Ad esempio io in questo caso utilizzerei un nastro del genere, quindi un semplice filo dorato o una coccarda dorata che possa riprendere il sacchetto. Il secondo tipo di regalo è il tipico regalo che si fa in un caso di un oggetto del genere, quadrato, con la tipica carta da regalo, questa. Ne trovate di tantissimi tipi da ogni parte. Quelle che preferisco sono quelle di IKEA, personalmente, perché hanno dei disegni semplici ma nello stesso tempo particolari, sono pulite come piacciono a me. Quello che faccio è, dopo aver preso le misure, è ritagliare il pezzo di carta che preferisco. Come faccio a prendere le misure? Io prendo il mio sacchetto e metto la carta di lato fino a circa metà del pacchetto e rifaccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Ritaglio la misura un pochino abbondante in modo tale da sprecare meno carta possibile. Io ho già tagliato la mia parte. Una volta tagliata, posiziono il pacchetto al centro e andrò a chiudere il pacchetto con dello scotch. Voi potete usare quello che preferite, può essere trasparente, di adesivo o anche colorato come questo nero. Io utilizzerò quello trasparente. Quello che vado a fare è molto semplice. Parto con la prima metà e utilizzo un pezzettino di scotch. Poi vado con la seconda metà e vi consiglio, in questo caso, invece di utilizzare lo scotch nella parte superiore, di utilizzare un biadesivo, o se non ce l'avete di crearvelo con il vostro scotch semplicemente piegandolo in due, in modo tale che esso non si noti. Fatto questo, preparo i lati. Quindi schiaccio verso il basso il mio pacchetto, creando innanzitutto le mie alette.
Se c'è della carta in più, la taglio. Quando arrivo in questo punto, piego l'aletta a metà e poi la ripiego verso l'alto. E fermo tutto con un pezzo di scotch. Anche in questo caso potete scegliere di utilizzare del biadesivo. Due tipi diversi potremmo dire di nastro. O mi piace utilizzare un nastro che possa riprendere la tipologia di carta, ad esempio questa è una carta non lucida, abbastanza rustica, e quindi scelgo un laccio rustico tipo questo spago rosso e marroncino. Oppure la seconda tipologia di nastro che scelgo di utilizzare è una cosa del genere, questo nastro rosso di raso, ed è completamente sfalsato rispetto alla tipologia della carta, questo è lucido e questo è un po' più rustico, ma mi piace il contrasto. Ovviamente potete scegliere se farlo a pacchetto semplice, potete scegliere se ad esempio fare un semplice nastro solo a metà del pacchetto, o potete anche semplicemente scegliere di mettere una coccarda o il vostro biglietto d'auguri. Quello che vi consiglio io è di fare un qualcosa del genere, secondo me la più semplice e la più bella, perché proprio in questo punto, nella parte centrale, potete aggiungergli un bel biglietto fatto a mano da voi. Secondo me è molto più bello il biglietto fatto a mano piuttosto che un pacchetto molto più particolare. Ecco, diciamo che preferisco il biglietto. L'ultima tipologia di pacchetto che vi propongo è sempre un pacchetto con carta, ma particolare. Voi vedete questa tipologia di carta, ma perché non avevo quella di mio interesse in casa? E anche questa è di qua, vedete com'è molto bella, con le renne, i fiocchi, molto rustica. Noi utilizzeremo però questa parte qua, che è quella completamente di cartone. Come prima vado a prendere le mie misure. Ok, fatto il nostro pacchetto, avete due tipologie di decoro. La prima tipologia prevede l'utilizzo di questi foglietti, che sono dei biadesivi e quindi sono comodissimi. Ad esempio potete disegnare qualsiasi forma, io per comodità farò un cuore. Ed ecco qua il vostro pacchetto. L'altra cosa bella di questo genere di pacchetti, ora utilizzerò l'altro lato, però vi consiglio sempre di utilizzare ovviamente quello pulito, è di poterci disegnare e colorare nella parte superiore. Quindi potete semplicemente fare il vostro pacchetto disegnato. Sia in uno stile più rustico e più semplice, come quello che ho scelto io, o potete fargli anche ovviamente un disegno molto più particolare e molto meno infantile, direi quasi. Comunque, questi ragazzi sono le tipologie di pacchetto che utilizzo io. Spero di esservi stata utile, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così come sempre... Ciao Giorgia! Come sempre lasciate un pollice in su, un commento e noi ci vediamo al prossimo video.